Rimini, ma in Palla Congressi, l'organizzazione del Palla Congressi ci ha assistito fin dall'inizio, nella candidatura, nella preparazione, ma poi successivamente, nelle fasi successive, appunto, di organizzazione del simposio come l'avevamo pensato, cioè un simposio che doveva essere in presenza. Poi sappiamo cosa è successo. È stato veramente difficile gestire questa situazione, prendere decisioni, spostare di un anno, spostarlo ancora, però poi a un certo punto abbiamo deciso che era inutile pensare di andare avanti, forse poteva bastare ancora qualche mese, potevamo essere in presenza, però a un certo punto non abbiamo più voluto rischiare, perché comunque diciamo così, il mondo deve andare avanti, altri paesi si aspettano di organizzare questo simposio nei prossimi anni, quindi siamo stati costretti in un certo senso a dover mantenere quello che era stato l'impegno, e visto che il sostegno di Rimini, del Palazzo Congressi e dell'organizzazione AIM che ci ha assistito in questo periodo è risultato per noi importante, vincente, ci sembrava veramente inopportuno pensare di cambiare questa squadra e ricominciare in altro modo, e la flessibilità che ci è stata offerta dall'organizzazione è stata per me veramente notevole e ci ha permesso di gestire queste decisioni in modo, a mio parere, efficace ed efficiente, in tempi veloci, e riorganizzare l'intero sistema in un modo che ha permesso di garantire sempre una elevata partecipazione di esperti a livello mondiale e in particolare anche di colleghi cinesi, perché al momento la Cina è il paese diciamo così, più importante a livello mondiale per la produzione della fragola, e quindi loro hanno un forte interesse ad essere presenti in questa realtà internazionale. Il simposio della fragola è nato nel 1988 in Italia, a Cesena, e quindi per noi nel 2016 essere in Canada e cercare di sostenere la candidatura italiana, quindi riportare il simposio della fragola in Italia dopo 32 anni, era sicuramente una missione. Questo ci ha portato ad unificare molte aziende che hanno visto comunque di interesse la possibilità di acquisire una visibilità a livello internazionale, mostrando quella che è la realtà italiana. Nella preparazione della candidatura è stato sicuramente molto importante il sostegno che abbiamo ricevuto da Palla Congressi Rimini, perché ci hanno aiutato, assistito nel proporre, nel preparare una proposta che è risultata vincente, e sicuramente ha contribuito appunto a questa organizzazione a portare questo risultato, insieme al fatto che comunque siamo riusciti a fare una proposta che aggregava, diciamo così, tutte quelle che erano le esigenze, le prospettive che il nostro paese poteva offrire a livello internazionale per questo settore, che sembra particolare, una nicchia, ma in realtà è un settore molto importante a livello economico, che coinvolge molte aziende e che hanno visto nella realtà di Rimini, sia nell'Italia come opportunità di paese, chiaramente anche da un punto di vista socio-culturale, storico, culinario, ma Rimini anche come centro per creare un collegamento tra quella che è la realtà della produzione agricola del sud, facile da raggiungere, e anche il nord. Infatti non era solo un evento a Rimini, Rimini era il punto di riferimento, il Palla Congressi era il punto di riferimento per i 4 giorni di attività scientifiche, a cui, come spesso succede per questi tipi di eventi nel settore agroindustriale, si associano attività di visite in campo o presso aziende in diverse aree del paese, come avevamo previsto, sia al sud che al nord del nostro paese.